Grazie giudice. Quando ieri sera mi è arrivata la lieta telefonata della collega Lucianetti che mi ha informato dell'avvenuta transazione, insomma, mi sono sentito parzialmente sollevato perché è innegabile che in processi del genere la presenza della parte civile è una presenza scomoda e che, ferma restando l'indipendenza di giudizio del giudicante, comunque influisce la presenza di vittime che hanno sofferto, ovviamente a parte i danni materiali e morali hanno subito soprattutto una perdita e quindi il fatto di poter discutere da solo, può stare seduto, sì. Può anche stare qui vicino. No, perché magari incute timore anche a me che parlo. Grazie. Dicevo, questo ci consente di affrontare il processo solo su un lato strettamente di diritto penale sostanziale, anche da un certo punto di vista scientifico, perché è inevitabile che la componente scientifica sia particolarmente importante in questo processo. Per la verità, sarebbe auspicabile che tutti i processi fossero svolti senza la mannaia delle richieste civili che possono spesso disorientare tutti noi, per non usare altri termini. In questi processi spesso viene contestata in via alternativa o cumulativa, una colpa specifica o una colpa generica. Il pubblico ministero ribadisce l'adesione totale alle considerazioni svolte dal consulente tecnico del pubblico ministero, che mi permetto di dire fin d'ora sono quanto di più ascientifico si possa raggiungere. Pur avendo svolto una pregevole consulenza, conosco personalmente e lo stimo come professionista l'ingegnere che ha svolto la relazione per il pubblico ministero, ma purtroppo le conseguenze della sua relazione non portano quel substrato scientifico in misura necessaria per un processo penale che viaggia su una regola di giudizio che è quella dell'oltre il ragionevole dubbio. E se quindi da un punto di vista strettamente accademico può essere condivisa, apprezzata la consulenza del pubblico ministero, dal punto di vista dei fatti pratici non possiamo assolutamente condividerne le conclusioni. C'è da dire che io sono, diciamo, recentemente stato negli Stati Uniti dove, diciamo, nei confronti della guida vi è una particolare attenzione e vi sono particolari certezze. Se si supera la velocità massima si va in galera. Qui in Italia si parla di multe, si parla di tolleranza. Se si supera un certo limite si va in galera, si è arrestati, perché è una condotta pericolosa. Se viceversa un pedone attraversa fuori dagli attraversamenti pedonali, dove può avere la certezza matematica di non essere investito da alcuno, ebbene, questo pedone non ha alcun diritto al risarcimento. Vi sono chiaramente quelle zone grigie sulle quali ci sarebbe molto da discutere, ma perlomeno vi è certezza del diritto. Perlomeno si sa che un'autovettura che conduce la propria, che regola la propria andatura secondo parametri prefissati dalla legge e rispetta gli attraversamenti pedonali, non corre il rischio di trovarsi sotto processo. E in ogni caso, in un eventuale processo, non si potrebbe mai accettare una conclusione basata su una media statistica, basata su parametri soggettivi introdotti dal consulente del pubblico ministero. Poi c'è la colpa generica, che onestamente, secondo me, vizia la stragrande maggioranza dei nostri processi per omicidio colposo, perché si parte da un presupposto. Siccome l'ha investito, automaticamente, con un ragionamento ex post, siccome non sei stato capace di impedirlo, allora nel momento in cui conducevi l'autovettura avevi un'autovettura non adeguata. Quasi come se per ogni sinistro vi sarebbe automaticamente una condotta sufficiente, adatta per poter evitare quello che è un dramma, quello che spesso è la concatenazione micidiale di eventi incredibili. Anche in un aeroporto dove vi sono, per esempio, delle norme di sicurezza stringenti, dove vi sono i cross-check, dove almeno due o tre persone fanno lo stesso tipo di controllo incrociato al fine di impedire l'errore umano,
Ebbene, anche lì abbiamo avuto collisioni tra aerei che stavano svolgendo il movimento di taxi, cioè dalla pista di atterraggio alla stazione di parcheggio. E lì vi sono stati dei morti. Eppure le condizioni di sicurezza vi erano tutte. Ma quando si vanno a incastrare tutti quei vari piccoli episodi, riescono a fare una miscela esplosiva che fa venir meno a quel punto anche ogni singola minima responsabilità. Diciamo che per evitare qualunque tipo di incidente vi è una soluzione: non viaggiare con la macchina. Velocità di sicurezza è zero, è l'unica velocità davvero di sicurezza, perché noi siamo di fronte ogni giorno all'imponderabile. Tutti noi guidiamo, e io faccio diciamo tutti gli scongiuri dovuti, perché sono sull'autostrada quasi tutti i giorni della mia vita, e tutti i giorni cerco di osservare le regole di prudenza nel modo più assoluto, prima di tutto per i miei figli e poi per me stesso. Però ci sono dei momenti in cui qualcosa capita. E allora, se non ragioniamo seriamente, con una valutazione ex ante, della condotta di guida della macchina nel momento in cui stava guidando quella maledetta notte, rischiamo di trascinare i nostri bellissimi discorsi in una responsabilità oggettiva che offende la nostra caratura di giuristi. E poi c'è un aspetto umano. Termino con le premesse, che sarà la parte più prolissa probabilmente della discussione, che sarà tecnica. Noi non accettiamo l'idea della colpa generica. Non accettiamo l'idea che possa accadere qualcosa che vada al di là delle nostre capacità. Come automobilisti, perché abbiamo la presunzione, forse, di poter gestire sempre ogni situazione. E quindi non possiamo pensare, nel momento in cui formuliamo l'imputazione alla macchia, che ci possa essere qualcosa che vada al di là delle proprie capacità. E come pedoni, come vittime, per il terrore di diventare vittime incolpevoli, incolpevoli da parte nostra e da parte di chi ci investe della strada. Eppure capita, può capitare. Nel caso concreto vi è un'apparente colpa specifica, perché nel capo di imputazione leggiamo che, pur diciamo con l'attenta valutazione della condotta concorrente colposa del signor Pelusi, secondo il pubblico ministero, o meglio secondo il consulente del pubblico ministero, che stima la velocità in oltre 53 km orari, e quindi una velocità di per sé integrante una colpa, il signor La Macchia ha investito il Pelusi causandone la morte. Sul nesso causale, ovviamente, tra l'investimento e la morte, questa difesa non ha nulla da eccepire. Alternativamente, o meglio cumulativamente, si dice che comunque, anche se la velocità fosse stata inferiore, sarebbe comunque superiore alle caratteristiche del luogo. Quindi, senza neanche riposare, perché se il pubblico ministero fosse stato certo che la velocità fosse stata superiore a 53, non avrebbe necessità di aggiungere la colpa generica, di non adeguare la velocità allo stato dei luoghi, perché una colpa ingloba l'altra, la esaurisce, la contiene, non c'è motivo di aggiungere la colpa generica. Quindi noi andiamo a difenderci da un'accusa ridondante, e lo facciamo volentieri. Il ruolo della prova scientifica nel processo. Nella mia scaletta sono arrivato già a metà. La seconda metà sarà interessante e soprattutto difficile, perché devo rispolverare delle cognizioni che avevo al liceo scientifico, allora quando pensavo di iscrivermi a ingegneria e non a giurisprudenza. La prova scientifica serve per offrire al giudice degli elementi ignoti partendo da elementi noti. Quindi, con i calcoli che la scienza, ossia lo studio, e le prove scientifiche, le prove empiriche che sono state fatte dagli scienziati, ci consentono di ottenere. Si badi però che tutta l'impostazione tecnica del consulente del pubblico ministero, che è certamente un ottimo ingegnere, ma che non ha quella specifica competenza di consulente forense, cioè di colui il quale deve rapportarsi
ai giudici, ai pubblici ministeri, per orientarli nelle loro decisioni. C'è una bella differenza tra il medico, tra lo studioso e il medico legale. E vediamo la differenza di approccio tra l'accademico e il medico forense, che sa che deve offrire dei dati scientifici incanalati in massime giurisprudenziali sul nesso eziologico, sulla colpa, sull'omissione e soprattutto sull'oltre irragionevole dubbio. L'ingegnere del pubblico ministero ci offre un calcolo probabilistico per sua stessa missione, perché è una consulenza onesta, onesta ma con fortissimi limiti scientifici dal punto di vista forense. La matematica non è un'opinione. Io nella scelta dei consulenti ho sempre preferito affiancarmi non al consulente dietro casa che scrive ciò che gli chiede l'avvocato, perché è inutile, perché verrebbe svalutato, verrebbe annichilito, verrebbe umiliato nel confronto con gli altri consulenti. Ho deciso, per una scelta di responsabilità ampiamente ponderata col signor Lamacchia, di non accedere a un dibattimento che sarebbe sicuramente terminato con una prescrizione, con costi per la giustizia, ma soprattutto per il signor Lamacchia, certamente molto più elevati di quelli sia umani che economici, ovviamente, che chiudere il processo in una singola udienza. Però abbiamo deciso fin dall'inizio di affidarci a quello che è reputato uno dei migliori consulenti a livello italiano, l'ingegner Sillo, che ha fatto centinaia, forse migliaia di consulenze per tutti i tribunali italiani nei casi più clamorosi, cioè i tamponamenti a catena, lavora per le autostrade, lavora per le procure, è un esperto di questa materia, fa continui corsi di aggiornamento in tutto il mondo, perché poi la scienza cambia, le prove, le tecniche si aggiornano. E anche, come vedremo da qui a un attimo, nella valutazione dell'espressione matematica del lancio balistico, che poi alla fine è la tecnica più accreditata per il RAP collision, come in questo caso, e su questo sono d'accordo entrambi i consulenti, c'è una piccola differenza che deriva proprio da aggiornamenti della scienza di cui l'ingegner Sillo dà atto nella sua consulenza. E allora andiamo ad analizzare a pagina 14 della consulenza del pubblico ministero. Descrive il tipico moto di... Allora, fermo restando, non ho fatto una premessa. Vi sono due teorie diverse, perché lo stesso consulente del pubblico ministero opportunamente fa una distinzione. Se il pedone attraversa da destra verso sinistra è un conto, e anche la percentuale di responsabilità cambia drasticamente rispetto alla ipotesi inversa, cioè che il pedone attraversasse da sinistra verso destra, ossia se al momento dell'impatto avesse già attraversato buona parte della carreggiata. Rispetto a questo, il consulente del PM offre una sua ricostruzione, ossia che il pedone attraversasse da sinistra verso destra. Il signor Lamacchia, unico testimone, tra virgolette testimone, perché in Italia non possiamo considerarlo tale, ci dice che invece il pedone stava iniziando ad attraversare da destra verso sinistra, ovvero si è adagiato sull'autovettura, è caduto sull'autovettura. Il nostro consulente non prende posizione, perché sarebbe stato troppo ovvio che prendesse la parte del mio assistito. Non lo ha voluto fare, ma perché io non gliel'ho chiesto. Gli ho chiesto solo dal mio punto di vista, che avevo intuito un limite nella consulenza dell'ingegnere del pubblico ministero, di contrastare le conclusioni scientifiche, basando soprattutto su un esame dei dati certi in possesso dei rispettivi consulenti. E quindi della ipotesi secondaria, quella che vi ha offerto il Lamacchia nell'interrogatorio, lo lascerò proprio alla fine della discussione per un minuto e mezzo, perché penso che i discorsi che facciamo sull'ipotesi del pubblico ministero siano assorbenti e possano condurre comunque a una soluzione piena. L'ingegnere Di Mauro rappresenta il tipo di urto con avvolgimento, RAP, ossia il pedone è stato investito in pieno dal veicolo e l'altezza del suo baricentro, che è
calcolato in 0,95 metri, è risultata maggiore dell'altezza del bordo superiore del frontale del veicolo. E poi parla degli eventi successivi, moto di traslazione orizzontale, di rotazione del centro di massa. E poi l'impatto da rimbalzo sul terreno. Urto secondario alla testa, volo libero, impatto a terra e moto fino alla posizione di guida. Non ho fatto, come ha fatto la Corte d'Assise d'appello nel caso di Amanda Knox, che ha contato quante volte la Corte d'Assise di primo grado avesse usato l'avverbio probabilmente. Non l'ho fatto, però vi posso dire che è numerosissimo l'uso, è cospicuo l'uso di probabilmente da parte dell'ingegner Di Mauro. In una consulenza che dovrebbe invece offrire certezze. E quando i probabilmente si associano agli elementi di base del calcolo aritmetico che porta a una certa conseguenza, dobbiamo dire che alla fine anche quella velocità finale dovrebbe essere preceduta dall'avverbio probabilmente, o in modo più scientifico, da un range minimo e massimo, sempre in base alle certezze che noi abbiamo. Come prima tecnica di analisi, che è poi la stessa che segue il nostro consulente, si usa la tecnica del lancio balistico. Come possiamo vedere nella parte posteriore, noi abbiamo le due formule che sono identiche, quasi identiche, come vedremo, cambiano dei dettagli, e anche delle tabelle che sono commisurate a una variabile, che è la variabile più importante fin d'ora del processo. Tanto importante quanto è ignota, ossia la distanza tra il punto di impatto e il punto di quiete. Noi conosciamo il punto di quiete, ma tutti dicono che non conosciamo il punto di impatto. L'unica differenza, diciamo, sostanziale che abbiamo tra le due formule di teoria del lancio balistico è la seguente. Il drag factor, che sarebbe il coefficiente d'attrito o di aderenza di un veicolo in base alle capacità specifiche degli pneumatici e dell'impianto frenante di arrestarsi tempestivamente. Ed è questo un valore che non era stato inserito, ma ripeto, un valore quasi ininfluente. Tant'è che a parità di variabile principale, la differenza tra il nostro consulente e quello della procura è di un solo chilometro orario. Però, come vediamo, in entrambi i casi, in entrambe le formule, noi abbiamo al numeratore, che sarebbe la parte al di sopra della frazione, mi permetto di aggiungerlo per chi, diciamo, non ha reminiscenze scientifiche, in entrambi i casi abbiamo ovviamente l'accelerazione di gravità, che è g, e poi abbiamo sempre al numeratore, anche se nel nostro caso sotto radice quadrata, mentre invece l'ingegnere del pubblico ministero lo tiene all'esterno della radice quadrata, lo spazio totale percorso in volo e rotolamento, che nel nostro caso è contrassegnato dalla variabile s, mentre invece il consulente del pubblico ministero lo indica con d1, indicandolo come valore fisso 19 metri. In entrambi i casi è considerato l'angolo, ovvero la tangente dell'angolo di proiezione, che è indicato in 20 gradi. C'è una piccola differenza, che ripeto è abbastanza ininfluente, tra il baricentro indicato in 0,70 per quanto riguarda l'ingegnere del PM e in un metro da parte dell'ingegner Sillo, ma anche questo, ripeto, a parità di variabile principale, la differenza è un chilometro orario, anzi 1,1, 54,9 per il PM, 53,8 per l'ingegner Sillo, questo basandosi sempre sulla espressione del lancio balistico. Anche in questo caso, come possiamo vedere sempre a pagina 14, quando il consulente del PM indica con la variabile alfa il grado di incidenza del volo, indica 20 gradi e aggiunge valore ammissibile, perché anche questo è un elemento ignoto, perché non sappiamo nella specificità del caso, dopo l'impatto, quale traiettoria ha preso il pedone, né è esigibile
almeno su questo compiere delle prove empiriche, perché insomma non è certamente il caso. Poi fa un altro tipo di valutazione il consulente del pubblico ministero. Le famose correlazioni di Apple, Hepper e Wood, che sarebbero dei calcoli basati su prove empiriche fatte da questi tre studiosi. Nel primo caso, il nostro consulente contesta che nelle correlazioni di Apple si fa riferimento a delle prove empiriche fatte con un autoveicolo, sì, con frontale basso, ma neanche tanto, quello della Fiat Stilo, ma che certamente non è identico. E non essendo identico il tipo di autovettura, viene meno anche la pregnanza di questa prova empirica. Però, altro dato comune è sempre la famosa distanza totale di lancio pari a 19 metri. E quindi, con due variabili diverse indicate da questo studioso, giunge a una velocità di 59 km orari e di 61 km orari. E sono tutte tecniche, giudice, che dovrebbero essere indipendenti. Ognuna di queste dovrebbe essere certa. Se fossero sicure, tutti avrebbero lo stesso risultato scientifico. Ma infatti vedremo che già nella consulenza del pubblico ministero, tra la correlazione di Apple, pagina 15, e la correlazione di Wood, nel valore minimo, noi abbiamo una differenza di 22 km orari. Cioè significa, che andiamo alla correlazione di Wood, che a differenza degli altri due, non indica delle variabili fisse, ma indica un range, cioè un minimo e un massimo. E in entrambi i casi, sempre considerando la distanza di 19 metri, perché questa è una variabile fondamentale per tutti, noi abbiamo da un minimo di 38,22 a un massimo di 59,97. Quindi se volessimo estrapolare da tutto il contesto della consulenza del PM, solo questa sua tecnica, che è alternativa alle altre, non è cumulativa, non si deve aggiungere necessariamente, noi abbiamo che teoricamente per mani, per bocca dello stesso consulente del PM, abbiamo una velocità di 38,22, che è compatibile con i dati in suo possesso e anche con la variabile assolutamente incerta, e lo vedremo da qui a un attimo, che fa crollare tutta la consulenza del pubblico ministero di 19 metri. Secondo le correlazioni di Hepper, invece, che è un'altra variabile fissa, sempre basata sui 19 metri, ma secondo le prove empiriche di Hepper arriviamo a 53,47. E quindi, e questa è la parte ovviamente meno condivisibile, e quando lo incontrerò glielo sottolineerò di persona, davvero meno condivisibile, è che alla fine, invece di dire, secondo me, la tecnica più adatta è la prima, lancio balistico, la seconda, correlazione di Hepper, la terza, correlazione di Hepper, la quarta, correlazione di Wood, dice facciamo una media. Come facciamo una media? Facciamo una media. E arriva alla velocità di 53,58, basata sulla media aritmetica dei quattro risultati precedenti, uno dei quali con un range. È come se lei, giudice, al termine di un'udienza in cui si occupa di quattro processi per droga, al quarto processo lei dice, ma che pena devo dare? La pena commisurata al caso concreto, valutata il peso della sostanza, ai precedenti, all'età, alle circostanze. Ma vabbè, facciamo una media dei tre precedenti processi e gli diamo un anno e mezzo. Questo è questo che ci offre il pubblico ministero. E ovviamente non è assolutamente condivisibile. Qual è l'errore comune? E arriviamo al punto nevralgico, che sarà affrontato velocemente. La prego di osservare questo grafico, perché il consulente del pubblico ministero, con onestà dicendo l'attraversamento probabile del pedone, è quello in corrispondenza della sua autovettura, calcolando, quindi incrociando i due assi, calcola i 19 metri, dal punto di quiete noto al punto in cui la traiettoria dell'autovettura condotta dal mio assistito si incrocia con la perpendicolare tracciata dalla strada all'autovettura parcheggiata. Tra l'altro con la perpendicolare in corrispondenza dello sportello lato guidatore.
Perché se già nella figura 21 possiamo ipotizzare che questo signore volesse, dato che a quanto pare aveva delle buste, e sempre ipotizzando che stesse attraversando da sinistra verso destra, deporre la busta al lato destro, quindi lato passeggero, per poi andare a guidare l'autovettura, già avremmo una soluzione di 2 o 3 metri diversi. Se addirittura ipotizziamo, perché vi erano delle auto parcheggiate, signor giudice, dall'altro versante, poteva tranquillamente, senza nessun problema, il signor Pelusi attraversare alla fine di queste auto, tra l'altro in corrispondenza col marciapiede dell'Ipercop. E per questo motivo questi 19 metri possono essere tranquillamente dimezzati. E quindi, giudice, arrivando alla conclusione delle mie osservazioni, noi dobbiamo dare delle certezze. E siccome certezze non ne abbiamo, e abbiamo una serie di valori che possiamo con la stessa dignità scientifica attribuire alla distanza da 9 metri a 19 metri, noi dobbiamo dire che la velocità della macchia poteva essere da 26 km orari a 54 km orari. E su questo, signor giudice, non potrà mai raggiungere una certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Questa è la conclusione principale sulla colpa specifica. Sulla colpa generica, signor giudice, per gli stessi motivi, ritengo, se possiamo dare per scontato che la velocità effettiva è compresa in un range che, secondo il calcolo del mio consulente, va da 36 al 53, e nel calcolo dell'ingegner Di Mauro, corretto e reso scientifico dall'inserimento non di una variabile fissa di 19 metri, ma di un range da 9 a 19, arriviamo da 26 a 54. E in questo range vi è certamente una velocità assolutamente compatibile con lo stato dei luoghi. Poi il Padre Eterno ha voluto che è capitato questo fatto, ma non possiamo ex ante pensare che una condotta di guida di un uomo che andava a 30-35 km all'ora, perché non era su una Ferrari ma su una Fiat Stilo, poco dopo una curva di notte, in perfette condizioni psicofisiche, in perfette condizioni l'autovettura, possiamo pensare che non fosse adeguata allo stato dei luoghi. Ultima parentesi. Non possiamo avere la certezza nemmeno che il pedone attraversasse da sinistra a destra, perché qui abbiamo l'unico testimone, incensurato, persona per bene, della cui parola non abbiamo motivo di dubitare. È talmente onesto che non ha nemmeno fatto testimoniare il figlio, che era lì a 200 metri di distanza, solo per il fatto che non ha visto, perché se avesse visto sarebbe stato un testimone. Ce lo dice lui, e abbiamo motivo di credergli. Anche perché, ultima considerazione, vedete l'impatto dov'è? Sull'estrema destra dell'autovettura. Non vi è una traccia, se viene da sinistra verso destra, e siccome la velocità dell'autovettura non poteva consentirgli di attraversare tutta l'auto, il primo impatto è avvenuto sulla parte destra. Se fosse veramente stato attinto alla gamba sinistra e non fosse invece, come dice lui, caduto direttamente con la testa, noi avremmo una frattura scomposta delle gambe esili e tenere di un uomo di 80 anni. Ciò che non abbiamo, l'unico danno ce l'abbiamo alla testa, che è compatibile con quello che ci ha raccontato lui. In definitiva, non c'è la prova della colpa specifica. È molto dubbia, perché è evanescente una prova o un sospetto di una colpa generica, perché non siamo noi in grado di poter dire, a meno che non vogliamo porla a chilometri zero, la velocità prudenziale per non investire alcuno. Terzo, vi è un dubbio insanabile sulla reale dinamica dell'incidente. Le persone sono state tutte risarcite. Questo aggiunge, ma non copre tutto questo processo. Penso di aver offerto significativi motivi di riflessione che vi possano condurre alla soluzione con la formula di dubbio, perché il fatto non costituisce reato. Grazie.